Dovremmo esserci. Parlavamo di Rico, anche lui comunque è riuscito a toccare le vette del Challenger all'interno della scalata europea. Challenger Europa, Challenger Corea. Gli europei sono assolutamente meglio. Comunque, signore e signori, ci siamo. Selezione campioni per voi. Eccoci qua. E li vediamo comparire qui: Cyberground, Rico in corsia superiore, Zocato in giungla, DK in corsia centrale, un mostro per questo team, Sharpie e Luque in corsia inferiore. Allora, avversari: Forge, Binsu in corsia superiore, Click in giungla, Clabu corsia centrale, Guilty e Efias in corsia inferiore. Niente Ends. Oh, bannata Irelia istantaneamente. Questo perché? Per chi di voi si fosse perso i qualifier del PG Nationals, Decay con Irelia è letteralmente 1v9. Sì. Non è fuori controllo con quel campione. Davvero. Perma bannata contro di lui. Devi per forza. Ok. Quindi, banna molto di rispetto. Graves viene rimosso anche lui. Non penso lo vedremo, no, non in questa patch. No, mai. Forse nemmeno nella 8.11, non prendiamoci in giro. Sto per dire, forse nella 8... No. E vediamo cosa andranno a rimuovere adesso i Forge. Le Blank. Quindi vogliono tagliare le gambe a quella che è la possibilità aggressive. Quelle che della sono le possibilità della aggressive. Della corsia centrale, esattamente. Vladimir viene rimosso. Molto saggio. Abbiamo visto prima che cosa ha fatto Vladimir. Planava in testa la gente senza problemi, senza alcun dubbio, senza timore. Ok che era nelle mani di un giocatore mostruosamente bravo con Vladimir. Però è Vladimir, è uno di quei campioni che non puoi davvero rendere poco opprimenti. E vedremo. L'ultima rimozione adesso è Thalia. Quindi corsia centrale, focus totale su quella che è la corsia centrale di Cyberground Gaming. Mentre presentavo i Cyberground, che cosa ho detto? DK mostro, condottiero di questa formazione, sì, e ovviamente lo vai ad aggredire in fase di ban. Ma se Arrico togli Fiore e togli i suoi campioni, è messo molto più in difficoltà contro DK. DK dice, vabbè regà, mi hanno bannato i campioni, che faccio? Ne picco un altro. Trandoli intanto è il primo lock da parte dei Cyberground. Nonostante sia un campione dalla leggera possibilità di flex tra la corsia superiore e quella inferiore, la giungla attualmente è la sua casa. Vedremo cosa andranno a selezionare i Forge in risposta, perché Trundle, ok, è un buon campione perché ne mette sotto scacco molti altri, ma come primo pick potrebbe trovare una composizione fragile in risposta e quindi trovarsi molto in difficoltà. Molto molto in difficoltà. Vediamo e un infatti po' selezionano Ezreal immediatamente. Sappiamo che Ezreal quanto è forte. E Camille. Camille che è anche neutra, quindi può andare sia corsi superiore che in giungla. Inoltre Click è un ottimo giocatore di Camille in giungla. Anzi, ti dirò, non mi sorprenderebbe vederla flexata proprio lì per cercare di acquisire controllo sulle fasi iniziali di giungla. Devi per forza, secondo me, soprattutto contro quello che è Trundle. Non solo, Trundle, ok, a livello di granchio comunque può farselo molto facilmente, ma letteralmente dai un pilastro gratuito su Xayrakan. Xayrakan per intanto Rakan. E Victor. Oh, così alla cieca. Così alla cieca, più che altro. È quello il nostro dubbio. Ok, Victor sta riprendendo sempre più importanza. No, ecco, tempo. Ok. Kai'Sa, alla fine Kai'Sa, semplice, pulita, sensato, buono scaling late game. Hai però Rakan accanto. Alistar Ezreal, sai, è quella team comp proprio non molto leggera da affrontare. Alistar inoltre sarebbe la migliore tank line da andare ad associare contro Trundle. Sì, esattamente. Sappiamo che Alistar è praticamente l'unico tank che non soffre in nessun modo. Oddio, quella è la Cassiopeia di Clabu. Signori, Clabu, Cassiopeia è in assoluto uno dei suoi migliori campioni. Se e lo vedremo splendere su questa donna serpente. Vedremo come la situazione si evolve per i Cyberground, ma la draft dei Forge al momento è gigantesca. Possibilità di flex per quella Camille. Abbiamo un powerhouse in corsia centrale. Ezreal, uno dei migliori campioni, se non penso il miglior tiratore di questa patch. Syndra bannata per Decay, continuano i ban sulla corsia centrale. Siamo già a 4 ban sulla corsia centrale. Vedete davvero i Forge bannare solo mid lane? Ti fa anche capire. Il club è comodo, è tranquillo, fa il suo lavoro, arriva a 20 minuti e ammazza tutti. Ok, d'accordo. Farma club, va però bene. Va tutto bene. Brom rimosso e questo apre le possibilità a Ornn per i Forge. Sarebbe potrebbe sensato essere un bait per andare a mettere comunque Ornn un tank contro Trundle e quindi avere una frontline da utilizzare. Viene bannato Ornn, quindi non viene nemmeno selezionato. I Forge lo leggono come fosse un libro aperto questo ban. Ed è sensato, cioè, se vai a bannare Brom, quindi vuoi o vuoi indirizzare quell'Ornn, perché tanto sono forzarlo quasi, esatto. Sì, esatto. E poi mettere Rico su un campione, su un carry top laner che sono i suoi campioni preferiti. Vedi Fiora, vedi Camille, vedi Jax. Camille rimossa. È un ban che mi incuriosisce, perché Skarner l'avresti potuto gestire abbastanza comodamente con Trundle. Penso che sia per dare spazio d'azione a Rakan durante i teamfight. Arriva Shen per Binsu o per Efias.
potrebbe anche essere Crefia, se questa è la cosa preoccupante. Quando guardi Forge pensi, ok, potrebbe essere questo, ma in verità potrebbe anche essere questo. Sempre con in dubbio con le loro draft, non che si dubbio della capacità. Anivia per DK. Bello, okay. È una bella soluzione a quella che è Cassiopea. Considera sì. Comunque che sono due maghi da controllo, nel senso di maghi da controllo di zone. Cassiopea con quello che è il suo miasma, invece Anivia con il suo muro e quello che è la sua ultimate. Puoi andare a indirizzare. Esatto. Puoi andare a indirizzare così tanto dove gli avversari combattono. E quello è un Cho'Gath in corsi superiore. Cho'Gath è interessante perché questo potrebbe portare effettivamente Camille ad essere flexata sulla corsia superiore, mettendo Shen nel ruolo di supporto. Rakan contro Shen, letteralmente Rakan si lancia per cercare l'entrata trionfale e Shen lo va a provocare con l'assalto delle ombre. Sì. È un pattern di gioco molto facile da eseguire. Vediamo il teletrasporto per Guilty e quello è Kha'Zix. Kha'Zix. Quindi come preventivato, confermato Shen support. Shen support, Kha'Zix o Camille support? Anche quella è una possibilità. Efias sa giocare letteralmente di tutto. No, alla fine sarà Shen. Shen support. Interessantissimo per un semplice motivo. Shen contro Kai'Sa. L'utilizzo del rifugio spirituale è di estrema facile esecuzione contro questo campione, perché vuoi parare non la totalità del danno, solo l'attacco che va a far proccare ed esplodere le stack di plasma. Ricordiamo quello che è il pattern di applicazione della passiva di Kai'Sa. Deve prima applicare le 4 stack per poi farle detonare con un attacco. Le stack possono essere applicate dai compagni di squadra con dei controlli forti. L'attacco per far detonare le stack deve arrivare da Kai'Sa. Il rifugio spirituale, se arriva intorno ad un bersaglio con 4 stack, va a mitigare enormemente l'output di danno della tiratrice dei Cyberground. E dall'altro lato invece abbiamo Ezreal, che a mani basse è uno dei campioni più prestanti di questa patch. Attualmente gli due AD carry in corsa inferiore, i più forti sono Kai'Sa ed Ezreal. Kai'Sa ha la difficoltà che è mostruosamente difficile da giocare correttamente. Ezreal neanche quello, è proprio... Oddio, devi beccare gli skillshot. Però hanno 0 secondi di cooldown e quindi tipo... E letteralmente la sua Q, forte anche del 40% di riduzione ricarica dato dalla sua nuova build, 20% su quella che è l'ipotetica virtù della triade o guanto del gelo, più 20% sull'abbraccio serafico. Non devi neanche itemizzare per riduzione ricarica sugli stivali, quindi puoi andare per stivali difensivi o offensivi a seconda della situazione. Inoltre puoi sfruttare efficacemente la cleptomanzia, cosa che ti dà anche una marcia in più in corsia. Cleptomanzia che la Riot sta addirittura pensando di reworkare totalmente come... Speriamo, per un semplice davvero. Motivo. Ezreal andava prima a scambiare la cleptomanzia con delle fasi di gioco dove era marcatamente debole. Il late game. Dici, con la cleptomanzia arrivo prima al mid game e quindi posso giocarmela, ma se arriviamo in late game il tiratore nemico vince. Adesso non c'è più neanche questa debolezza. No. Cleptomanzia, farm lane tranquilla. Mid game incredibile sia sul primo che sul secondo oggetto, perché Mana Moon e Virtù della Triade aiuto. E poi late game semplicemente super dominante grazie allo scaling su doppio oggetto da lacrima e la quantità spropositata di mana che questi oggetti ti offrono. Gangplank mantiene ancora una delle sue debolezze, che è la fase iniziale di partita, ma se non dai attenzione a Gangplank, ok. La crisalide, io dico solo quello. La crisalide più armatura d'ossa, è simpatico, molto simpaticissimo. Ma a breve signori, ci siamo, dovremmo mancare ci siamo. Pochi istanti, dovremmo essere quasi in partita. Parlando di questa partita, corsia superiore, Camille alla fine viene flexata lì, dando a Click la possibilità di utilizzare Kha'Zix. Camille con il Conquistatore contro Cho'Gath con la presa dell'Immortale. Questo matchup, secondo te, come si andrà a svolgere? Perché è vero che il Conquistatore su Camille non è al 100% efficiente, data già una fonte di danno puro all'interno del suo kit, il secondo protocollo di precisione. Ma l'Ultimatum Hextech, la possibilità di trasformare in danno puro il danno percentuale contro Cho'Gath. Contro Cho'Gath, è quello il punto. Però devi considerare questo: Cho'Gath ha una montagna di sustain durante la fase di corsia. Quello è vero. Ok, Camille ha la spazzata tattica, che comunque le dà un minimo di sustain, sì. Ma è così piccolo il quantitativo. Ed è per questo che Camille ovviamente non va a optare per la cometa arcana contro Cho'Gath. Sa che il sustain del gigante del vuoto è sufficiente, praticamente vai a mitigare con un'ondata di minion ben più del semplice Rass della cometa arcana, non ti serve davvero contro di lui. Sì. Effettivamente il Conquistatore è una scelta plausibile, alcuni contro Cho'Gath vanno ad bivio, cosa sarebbe successo se... Conquistatore o attacco sostenuto? Attacco sostenuto ti permette di fare trade più veloci e poi nel momento in cui arrivi nelle fasi più avanzate di partita
ti permette anche di uccidere più facilmente i carry. Ok. Però se punti tutto sullo split pushare contro Cho'Gath, Conquistatore risulta migliore, secondo me. Intanto sui tre aggiorniamo un attimo, c'è un problema di lag da parte del tiratore dei Cyberground che adesso dovrebbero potenzialmente risolvere, appena risolverà torneremo in partita. La partita è già iniziata ma immediata pausa per via di un problema di lag dei Cyberground. E, parlando della partita, parlando ok di Camille, ma parliamo anche dei jungler, perché abbiamo due jungler in grado di applicare Kha'Zix un'enorme contro pressione. Trundle. Kha'Zix, allora, se giocato correttamente Kha'Zix è mostruoso. Sai cosa? Kha'Zix però contro Trundle si trova comunque ad essere un jungler aggressivo contro sì. Trundle. Sì, sì, e sì. Quindi il livello 6 di Trundle verrà spaventosamente surclassato da Kha'Zix. Chiaro. L'invisibilità però evoluta gli permette di counter junglare in maniera iperaggressiva e dall'altro lato hai dei bersagli che se li vai a vedere sono parecchio immobili. Stiamo parlando di Anivia, stiamo parlando di Kai'Sa, stiamo parlando di Cho'Gath che ok, quando accumulerà resistenze sarà bello tancoso. Però ma deve accumularle, deve effettivamente accumularle, certo. È uno di quei matchup in cui dipende tutto dalla capacità del singolo giocatore, di quanta pressione riesce a mettere sugli avversari. Perché questo è vero. Considera questo. Andiamo a pensare Trando. Le singole corsie che può gankare. Camille non è la più facile delle corsie da gankare, per nulla. Ok. Se non riesci a piazzare un buon pilastro per bloccare quello che è il rampino di Camille, ciao. È una lane che non puoi assolutamente gankare. E paradossalmente devi avere una pazienza disumana, perché se piazzi male il pilastro, Camille può utilizzare il pilastro come perno per lanciarsi. E quindi anche lì dici, mi difendo col pilastro. No, in realtà mi stai dando un punto sul quale addosso a te, quindi già idem per il muro di Anivia. Anivia ok, muro difensivo, ma Camille può bypassare così facilmente, anzi sfruttare in senso offensivo proprio i terreni artificiali evocati esatto. dagli avversari. Lasciare Camille quando hai già preso Trundle. Inoltre Klabu su Cassiopeia, abbiamo già detto più e più riprese che Klabu chi ganka Trundle? Ok, torniamo alla domanda prima. Okay. Chi ganka Trundle? Nessuno. Non può gankare. Dipende da come se la gioca DK. Sappiamo che DK meccanicamente è un mostro. Sì. E effettivamente ha un campione che ha un discreto setup di gank. Cassiopeia sì. deve stare immobile, non ha strumenti di motilità all'interno del suo kit, se non consideri la velocità di movimento data dalla sua Q. L'esplosione tossica quando va a segno aumenta la velocità di movimento di Cassiopeia, ma e non serve ad attraversare un muro. E ricordati, questo phase rush è anche quello potenziato, cioè sì. nell'ultima faccia ricordiamo il phase rush ha ottenuto un buff del 10% su quello che è la fase iniziale. Livello 1 hai non 15 soltanto, ma 25% di movement speed nel momento in cui procchi correttamente il phase rush. Sì. Lo scatto fasico. Resistenza ai rallentamenti che comunque contro Anivia schifo non ti fa per cercare di danzare intorno alla sua suprema. Anche vedremo. Contro Trundle è molto comodo perché comunque ricordiamo il pilastro crea un'area di rallentamento attorno. Rallentamento enorme che va a scalare sì. fino al 70% e poter resistere a quel rallentamento. Una cosa che voglio andare a specificare che alcuni spesso vanno a confondere è la resistenza ai rallentamenti rispetto alla tenacia. Perché la tenacia riduce la durata del rallentamento, la resistenza ai rallentamenti ne riduce l'intensità. Esattamente. Se quindi tu hai il rallentamento dura sempre lo stesso quantitativo di tempo, però ti rallenta molto di meno con sì. lo scatto fasico. Stiamo parlando di una resistenza ai rallentamenti del 75%. Vuol dire che un rallentamento del 70% ti rallenta del 17,5%. Considerato che ottieni una tonnellata di movement speed, è tipo, vabbè, ti ignoro. La Q ti dà più velocità di movimento di quanto ti rallenti il pilastro. Già. Vuol dire che il gank su Cassiopeia non è semplice, salvo un setup perfetto da parte di Decay. A breve dovremmo esserci, signori, ci scusiamo per questa pausa leggermente prolungata, ma dei problemi di connessione. Internet italiane, lul. Problemi quando di connessione mai? Da parte dei Cyberground che Coinflip ISP, bro. Wow. Coinflip provider direttamente. Coinflip provider, sì. Direttamente provider difference. Provider difference, mamma mia. E coinflip modem. Il coinflip modem è qualcosa che non mi aspettavo. Che poi tra tutti i brand ognuno ne ha uno più strano dell'altro. Ma il modem può saltare all'improvviso, per questo è quello ad essere coinflip. Ok. Invece il provider ha una differenza fissa e quindi è provider difference. Ok, sì, ci sta.
Promossa, promossa va la bene, tesi, perfetto, va bene, perfetto. La tesi è promossa, l'accetto. Dovremmo a breve tornare in partita, si stanno riconnettendo con successo i giocatori dei Cyberground. Discutiamo, abbiamo discusso della parte superiore della mappa, quindi dalla corsia centrale ad andare in su, spostiamoci un po' più in basso, perché abbiamo Shen nelle mani di Ephias, e se parlavamo prima dell'incredibile champion pool che Ephias può vantare, sì, si inizia con quello che è un supporto generalmente atipico per lo scenario da solo Q, che però si inserisce contro Rakan. Rakan soffre tantissimo Shen, per un semplice motivo: l'ingaggio di Rakan, per quanto difficile da schivare, è telegrafato. Shen può andare a intercettare il piccione della squadra avversaria con il suo assalto delle ombre, provocarlo e impedire qualsiasi forma di follow up, o addirittura cercare un follow up su di lui. Guilty con il suo Ezreal, libero di accumulare stack di cleptomanzia. Due informazioni per chi ci sta seguendo da casa: Ezreal teletrasporto per lui, sì, non controbilanciato da un teletrasporto da parte del tiratore nemico, e smaterializzatore di minion. Vuol dire che quell'Ezreal praticamente potrà, ogni volta che ha la suprema disponibile, pulire un'intera ondata di servitori, non solo nella sua corsia. Ezreal è opprimente proprio per questo. Adesso è diventato un ADC buono nelle fasi iniziali, perché è una fase di corsia così sicura da non dover usare la guarigione. Buono in mid game, perché ha dei power spike importantissimi sul suo primo e suo secondo oggetto. In grado di applicare una doppia presenza globale grazie a una suprema globale e al teletrasporto. Con un late game spropositato, con arrasto dalla distanza, con dei buoni teamfight, mobilità tutto, elevatissima. A tutto. Ma signore e signori, bando alle ciance, dovremmo alle bande, esserci, siamo dovremmo in esserci. Partita, dovremmo esserci in partita proprio in questo ancora istante. Ancora 2 secondi e dovremmo esserci. Sì, e no, forse, sì, non lo so. Tranquillo, non si sa mai. Fidati, dici? Fidati, mi fido, fidati. Mi fido, ragazzi. Ci siamo signore e signori. Seconda partita di questo Summer Split del PG Nationals Predator. Cyberground dal lato blu della mappa si affacciano al Team Forge, che tematicamente parlando, lato rosso per loro particolarmente adatto. Da casa come al solito con i vostri hashtag, hashtag CGGWin se ti fate per i Cyberground, o hashtag 4GWin se ti fate per i Forge. Il tuo hashtag? È tosta. È tosta? Sì, è tosta, è tosta. Ti trovi comunque con due formazioni interessanti, ma se posso dire la mia, il mio hashtag va ai Forge per un solo motivo: la Cassiopeia di Clabu. Più che altro a me piace lo Shen di Ephias. Ah, ok. Solo quindi... perché è un pick meme. Ok. Che in verità non è per nulla meme, è estremamente serio ed estremamente efficace. In questa composizione in particolare. Non solo contro quella dei Cyberground. Kai'Sa. Contro Kai'Sa è così forte. Anche Trundle comunque, vedendo vanificati dal rifugio spirituale non solo i danni ma anche il debuff associato al suo morso, la sua Q. In corsia inferiore abbiamo visto buono la rassa da parte di Luque, ma Guilty non sembra soffrire particolarmente la cosa. Colpi di cleptomanzia che vanno a segno, gold bonus per lui. Può permettersi di perdere tranquillamente qualche minion. E subito ha portato a casa una sacca di denaro. Ben felice. Binsu in corsia superiore contro Rico. Situazione veramente standard al momento. Ephias con il taunt ai danni di Rakan. Luque che è già a 200 HP. E questa è la differenza. Nel momento in cui Shen è così tankoso in corsia, come fai ad aggredirlo mai? Perché allora, il punto è questo: hai Ezreal che non puoi aggredirlo, perché è Ezreal. Arcane hai Shift, Shen, hai il Flash. Poi dall'altro lato hai Shen, che chi dovrebbe eliminarlo? Nelle fasi iniziali Shen non è poco tankoso, per nulla. Anzi, è uno di quei campioni in grado di avere un buon livello di tankosità anche nel ruolo di supporto, per un semplice motivo: scossa di assestamento. Quella runa chiave gli permette di andare a tankare la totalità dell'assalto iniziale, per poi stata addirittura l'aggressione ai danni di questo Trundle. Il giocato è morto, esploso in mille pezzi. È molto morto. Sai perché? Ha provato a invadere Kha'Zix, l'hanno trovato e subito si sono spostati i Forge. Neanche ha provato a invaderlo, era lo scenario di cui tutti avevano paura: il duello per largo granchio. La prima lane che si muove vince, letteralmente. E si è visto cosa è successo. Ok, ha dovuto sacrificare il flash Ephias. Ma che gli importa del flash nel momento in cui ha dato il first blood al suo jungler, che è un Kha'Zix? Non solo, Trundle aveva già completato entrambi i potenziamenti. Vuol dire che quel Kha'Zix ha letteralmente una giungla gratuita da qui in poi.
Binsu in corsia superiore, continua a farmare tranquillamente, però non se la sta passando benissimo. E Camille contro Cho'Gath in solitaria nei primi livelli. Cho'Gath è davvero opprimente. Grazie al sustain che ottiene dai minion principalmente, non per altro, Ok. Tranquilli. Però, pozione della corruzione da parte di Binsu gli sta permettendo di rimanere abbastanza comodo. Devi per forza, perché altrimenti non avresti mai sustain sufficiente. Un Doran Shield non è sufficiente, una Doran Blade e la Lifesteal che danno non sono assolutamente sufficienti. Se non vai per la pozione della corruzione nel momento in cui sei contro un Cho'Gath, rischi di morire troppo. Oppure di continuare a tornare, sì, in base alla ripetizione. Che non è bello in entrambi i casi, voglio dire. Binsu si prende un po' di spine Vorpal in faccia, ma ci spostiamo in corsia inferiore, dove Luke e Sharpie sono lì che farmano tranquillamente. Ok, vediamo un vantaggio in farm da parte di Kai'Sa. Ma dall'altro lato dobbiamo contestualizzare il vantaggio in gold dato dalla cleptomanzia e una lacrima della dea che continua ad accumulare stack nell'inventario di Ezreal. Presa come primo oggetto, ovviamente, molto probabilmente quello sarà un Ezreal a doppia lacrima. Quasi anche sicuro, perché non vedo perché non dovresti optare per una doppia lacrima e per il late game con questa team comp. Esattamente. Qua vediamo qual è il problema. Intanto qua click molto aggressivo ai danni di Trundle, giocato. Ha ancora il flash disponibile, ma riuscirà a fuggire dietro la torre di Rico. Voglio dire, eri in una situazione dove già di base Kha'Zix poteva abusare dell'isolamento del jungler nemico, perché Kha'Zix, con quel primo sangue e il furto del doppio potenziamento di Trundle. Occhio. Tentativo in ingaggio a parte di Luke, subito reagisce in senso difensivo Guilty. Easy peasy, spostamento arcano e immediatamente l'ingaggio da parte di Rakan viene vanificato. Continuano aggressivi. I membri della corsia inferiore dei Cyberground sanno che l'unica speranza di tenere a bada quell'Ezreal è continuare a obbligarlo sotto torre, ma potrebbe non essere abbastanza. Anche perché vediamo infatti Ezreal e Shen che riescono immediatamente a controbilanciare la pressione di corsia. Corsia superiore, Rico zona Binsu che è costretta a un giro un po' più lungo. Rico lo vediamo con la precisione come ramo secondario. Normale. Perché abbiamo visto stack di leggenda accumularsi per lui. È normalissimo, più che altro anche l'overheal che lo riesce a ottenere facilmente ogni volta che l'assisti un minion. La sovraccura. Esatto. Il motivo è questo: ottieni attack speed, che per Cho'Gath è molto molto comodo, soprattutto contro campioni che si basano su continui autoattacchi. E Cho'Gath di per sé, il suo autoattacco potenziato e le spine Vorpal sono così sottovalutate ma così forti. E anche il fatto che di base tu possa resettare l'autoattacco con le spine, avere degli autoattacchi, sì, poi più veloci subito dopo, la possibilità di accumulare uno scudo in corsia grazie alla tua passiva. Binsu non ha una vera possibilità di arrasse e non l'avrà mai, non in questa fase di gioco. E guarda la differenza di farm in corsia superiore. È normale, per ora è così, probabilmente si assesterà su un 12 minuti. Occhio. Di differenza. Luke è molto aggressivo su Ephias, non utilizza il dash difensivo, semplice frutto mieloso. E intanto Ezreal continua a colpire Mystic Shot dopo Mystic Shot. E continua a mangiarsi gold gratis grazie alla sua cleptomanzia. Nel suo inventario vediamo il piccone, quindi associato alla lacrima della dea. Quella sarà una Mana Mune come primo acquisto. Normale. Standard. Per un motivo. Uno, perché autoattacchi tanto e sei una di carry. Quindi staccare la lacrima della dea nella sua versione AD è molto più veloce a confronto con quella P. E due, perché hai bisogno di danno fisico, come Ezreal. Sì. Molti mi fanno la domanda: ma per quale motivo non l'abbraccio serapico per primo? Perché non hai wave clear, figliolo. Esattamente. È stato da sempre uno dei problemi di Ezreal AP. E a che serve Ezreal AP quando puoi andare di Ezreal ibrido blue build fantasiosa? Grazie Prey per queste scoperte mistiche. Corsia superiore, Rico va aggressivo, molto, ma Binsu aggressivo. Ma intanto è questo il punto. Ok, Cho'Gath vince i trade, ma Camille non importa. Camille rimane indietro di un po' di minion. È normale, non potrà farci nulla. Ma è considerato anche dal fatto che Click non sta mettendo pressione con il First Blood in mano. Un po' infelice questa scelta. Ok, stanno invadendo la giungla avversaria. Guarda lo spostamento adesso da parte di Klabu. Quello è importante perché non è solo lo spostamento sul quale voglio concentrarmi, ma il fatto che possa permetterselo. Vuol dire che Klabu già da subito sta avendo una buona fase di corsia. Vediamo un vantaggio di un tomo d'amplificazione per Cassiopeia contro Anivia. E nel frattempo in corsia inferiore continua ad accumulare cleptomanzia Ezreal. Binsu aggredito che subito utilizza rampina in senso difensivo e si porta in posizione di sicurezza. I Cyberground hanno più lane che
hanno due lane che non possono effettivamente vincere e una lane che vince perché è un tank contro Camille e durante le fasi iniziali un tank contro Camille fa quello che vuole. Letteralmente, ma sai, quella Camille non ti serve davvero per gestire questa fase di partita e non in questo modo. Questa è la pressione di cui avevamo bisogno invece. Obiettivi neutrali. Arriva il primo drago della montagna per i Forge che in questo modo mettono dalla loro un'importante risorsa in più. Bin su buono il gioco di gambe o gioco di forbici in questo caso che la porta al sicuro dalla spaccatura di Cho'Gath e il tutto si resetta in corsia superiore mentre i Forge raccolgono e ringraziano sulla mappa. Solo il primo sangue sul tabellone per loro a conferire gold e vediamo già un vantaggio di 1300, ovviamente dato anche dalla cleptomanzia. Sai cosa hanno suggerito in passato i main Cho'Gath per bilanciare Cho'Gath? Rimuoverlo dal gioco? No. Peccato. Che il banchetto di HP di base invece che HP bonus. Sì, ma questa cosa è sbagliata per alcuni tipi di interazioni con alcuni oggetti. La cosa aveva all'epoca sbilanciato un po' la cosa. Avevano provato addirittura a farlo. Avevano addirittura provato non solo a nerfare Cho'Gath, ma all'epoca l'interazione con la lastrapietra del gargoyle. Tutti hanno detto, ma che cosa facciamo con questi oggetti? E poi la realtà ha detto, ragazzi, tenetevelo così, almeno per ora. Guilty ed Ephias in corsia inferiore continuano ad essere opprimenti e questo è grave, perché non puoi neanche più allontanare Ezreal dalla lane. Ezreal adesso è in vantaggio di farm. Vantaggio di farm, un assist in più, cleptomanzia, ha tutto quello che vuole. E guarda, infatti, il tabellone, 1300 gol di vantaggio, non sono solo un first blood, un primo sangue, quello, ma anche il vantaggio dettato proprio da quello che è la cleptomanzia. Yep. Parlando di cleptomanzia, effettivamente adesso Ezreal con quella spada penso si stia portando verso il flagello e di conseguenza sarà una virtù della triade, il secondo oggetto associato alla Mana Moon, una build aggressiva da mid game che non vuole le statistiche difensive. Aggiungo una cosa, considerando che l'ADC nemico è Kai'Sa, anche giustificato, non ti serve davvero a nulla un guanto del gelo con la quantità enorme di danno magico che quel tiratore ha dalla sua. Più che altro perché arriverà un punto in cui Ezreal con due Mystic Shot manda in base Kai'Sa. Sì. Tanto qua, no, cap che va a segno da parte di Rico ai danni di Binsu, Binsu che subisce un bel po' di schiaffi, ma alla fine costretto alla ritirata. Buona, buona la situazione per lui. Sta gestendo una buona corsia, Rico. L'avevamo detto che questa era proprio una delle corsie sulle quali ero più interessato a mettere i riflettori. E effettivamente adesso il vantaggio sta diventando enorme. 30 minion sul tabellone che staccano Rico da Binsu. Non 30 precisi, continua a viaggiare da quell'ondata più o meno. Buona la E da parte di Decay, buono il danno su Cassiopeia, ma viene zonato abbastanza male, occhio! Infatti qua viene ingaggiato subito un muro da parte di Nevia, utilizza l'ultimate addirittura Binsu, con l'ex ultimatum arriva l'ultimate di Shen, c'è anche il presente Click, trova e riuscirà a salvarsi, Rico non penso proprio, alla fine i danni saranno sufficienti, sì, sarà in mano ad Ephias l'uccisione. Con l'ustione. Grazie all'ustione, esattamente. Questo però dà informazioni ai Cyberground che si permettono di andare aggressivi. C'è stato un tentativo di dive anche con Trundle, ma il dive dei Forge è andato decisamente meglio. L'incredibile mobilità di Ezreal contro quello che è uno statico Cho'Gath ha permesso ai Forge di trovare un'altra uccisione e una buona pressione sulla struttura nemica. Si sta spostando Klabu in corsia inferiore, vogliono impedire la presa della struttura e dovrebbero addirittura riuscirci. Teletrasporto da parte di Anivia vuole bloccare quello che è l'aggressione di Klabu. Intanto però i Forge si sono riusciti a prendere il first brick, Anivia vorrebbe ingaggiare, un po' di danno lo trovano, tordito, va a segno, la cambia lanciato, ma Klabu cancella dalla faccia della terra l'avversario. Ok. Annichilito Rakan, sul posto! Sì, è proprio entrato ed è morto. Sì? Neanche è partito il knock-up Wow! Ragazzi, buongiorno, no! Rico in corsia superiore, costretto adesso a farmare in una zona molto più scomoda di quella in cui si trovava prima. Klabu riesce a raccogliere un'uccisione, non dico da solo contro tutti perché c'era lì Guilty a dargli manforte, ma che fermezza di spirito da parte sua, che prestazioni. Non è molto felice quella Nivia, è andata a bot cercando di acquisire risorse, ha sprecato il teletrasporto in questo modo e Klabu, grazie a una purificazione, riesce a evitare tutto e trova una kill. Rovina per i Cyberground, già in apertura. Due campioni che dovevano scalare, che dovevano essere puniti, si trovano invece in vantaggio. Beh, Ezreal è forte anche in early, quindi non è neanche così malvagio. Cioè, potevi punire la fase di goccia. Ok, sì. La fase dove vai ad accumulare stack sulla lacrima, quella è una fase punibile. Nessuno ha visto. No, i Cyberground non hanno visto la control. Vabbè, dai.
tutto sommato si può perdonare una contro. Non è che vogliono dargli il buff del lume infinito, della saggezza sempiterna, ormai non mi ricordo mai come si chiama. È il buff che fa un sacco di complimenti alla ward quando rimane più di 4 minuti. Spin su, aggressivo, sì. Lo scudo d'attivo va a mitigare l'ingaggio iniziale di Rico. La cosa è questa, ora che ha una Tiamat e anche una Fulgore, la Shin... Spadina e rubino, sì. Giusto perché non ti fa schifo avere statistiche bonus in più. Binsu lentamente comincerà a fare sempre più facilmente i trade contro Cho'Gath. Ok che Cho'Gath adesso ha 2000 HP ed è bello cicciotto. Sì, però... Vedremo come si evolve adesso la situazione, perché il problema secondo me non è Cho'Gath, ma soprattutto non è Camille. Il problema sono Ezreal e Cassiopeia, che sono liberissimi di continuare ad accumulare stack. Doppio oggetto da lacrima. Non solo non vengono puniti, trovano risorse della loro. Ezreal continua ad accumulare stack di cleptomanzia. Forge vanno tranquilli a prendersi messaggero. Click, che ben felice, si prende questo potenziamento. Cassiopeia sta addirittura farmando i lamabecchi. Metto una parentesi ulteriore sulla differenza di farm in giungla. Quando ti ho detto che con quel primo sangue Zoccato aveva smesso di avere una fase di corsia, fase di giungla, mi stavo purtroppo riferendo a questo. Kha'Zix, la pressione di mappa che Guilty sta applicando, che Click sta applicando con questo campione è semplicemente fuori di testa. Occhio. Arriva l'ingaggio proprio su Cassiopeia, arriva la ultima, riesce per proteggerlo. Clap riuscirà a salvarsi. Il taunt a parte di Epias porta due persone lì a fermarsi. Non arriva, ci credo! Camille, trovano un'uccisione. Epias se la trova. Decay che è veramente basso di vita. Click lanciato per aria insieme a Binsu. Binsu potrebbe morire. Rico non ha il banchetto, poco da fare, però trovano l'uccisione. Click costretto alla fuga utilizzando il flash. Vorrebbe inseguire Rico, non hanno lo spazio. I Forge scambiano una kill per una. Per un uovo più che altro. Sì. E quello è il problema, ok, hai trovato la kill su Luque, ma l'aggredire in maniera così marcata di Kay quando ancora la resurrezione era disponibile, la Crio Fenice letteralmente adesso torna a ballare la samba in corsia centrale. Risorse sprecate in seconda battuta da parte di Click. Eccellente l'azione da parte di Epias. Il problema principale è che ancora una volta la kill è andata su di lui e rivediamo come si svolge. Perché Clabu viene aggredito, la Suprema di Epias, l'ultima in difficoltà, conferisce uno scudo a Cassiopeia, arriva Binsu in seconda battuta, ha mancato il salto con Rampino, ma va a segno l'ultimatum Hextech, ultimatum su Decay, quella è Anivia, ha la resurrezione disponibile. E infatti vediamo l'uovo dorato, la gallina dalle uova d'oro dei Cyberground comparire. Occhio. Cassiopeia prova ad aggredire, riesce a rallentare Decay, lo stun va a segno, ma subito la purificazione, Luque arriva, potrebbe tentare il knock-up, lo trova il knock-up senza problemi. Clabu trova la purificazione, non la purificazione, la cura. No, non è sufficiente. E Decay a raccogliere la kill con la tempesta glaciale. Sì. Bella bravo aggressione. Luque. Bella bravo aggressione Luque. A parte di Luque per reagire a quello che è l'ingaggio di Clabu. Clabu utilizza la purificazione così anticipatamente. Ma ti sei... Quella ulti di Ezreal. Non ha ancora i danni necessari. Non ha ancora AP. Non ha ancora ability power. Se no era una double. Peccato. Anche perché abbiamo già visto alcuni Ezreal lastittare alcuni Rakan proprio con la Suprema. È uno spettacolo sempre divertente da commentare. Luque e Decay riescono comunque a salvarsi. Adesso sono in base con Luque che mette a segno un'azione eccellente, permettendo una kill nelle mani di Decay. Evocato il messaggero della Landa. Questo per aprire la mappa. Esattamente. Ecco la torre che cade, ben felici. Si accontentano. Cioè, questa la Riot pensava, vabbè, messaggero lo vogliamo che venga usato proprio e che la gente lo accompagni. Adesso La gente lo usa solo per una testata, ancora più di prima. Perché fa più danni la singola testata e perde meno vita, quindi perché no? Ragazzi, per far sì che non lo utilizziate solo per la testata, abbiamo aumentato i danni della testata. Riot? Sai cosa? Dovrebbero tipo fare un fatto che ci prende gusto a tirare testate. No, dovrebbero fare che se non ci sono campioni alleati intorno al messaggero, i danni alle strutture sono ridotti del 30%. Potrebbe essere uno sviluppo interessante. Obbliga a quel punto l'accompagnamento, letteralmente lo vai a obbligare a quel punto. Invece che aumentare solo i danni della testata. Guilty in corsia centrale continua a farmare tranquillamente, già completate tutte le stack della mana Mune, quindi libero adesso di andare a comprare la sua seconda lacrima. Click, arriva l'ingaggio da parte di Click insieme a Shen, lo stun c'è, la provocazione pure, Rico viene bloccato, arriva il knock up su una singola persona, dei trasporti di Kay, poco da fare, non ha nemmeno più la sua passiva, la torre non c'è in corsia superiore e infatti quella è una Nivia morta. Due uccisioni gratuite per quelli che sono i Forge nelle tasche di Click. Mortissima, non morta. E anche là non c'è andato scherzando questo shot. Attenzione, Clabu. Clabu molto aggressivo. Può permetterselo, è Cassiopeia. Sì, più che altro con l'abbraccio serafico già completato.
Zoccato adesso obbligato a fuggire dalla giungla nemica insieme a Luco e il bulbo esplosivo. C'è il santuario di Giorgio a conferire visione in favore dei Forge, mentre il frutto mieloso viene effettivamente raccolto. Counter jungling da parte di Click. Forti delle informazioni sul jungler nemico all'interno della metà campo nemica, sono consci di poterselo permettere. Applicano anche dei buoni danni alla struttura. Binsu penso volesse raccogliere lui quella sentinella di quarzo, e invece niente. Insieme ad Efias adesso si spostano, vanno a rimuovere visione e tornano in base a spendere l'oro che tanto hanno sudato. Interessante la build di Klabu, stiamo vedendo che subito dopo l'abbraccio serafico va per un velo della Banshee. Non vuole dare la possibilità agli avversari di aggredire in nessun modo la sua Cassiopeia. Purificazione e velo della Banshee, auguri davvero a quel punto. E drago della nuvola, perché no, sei Cassiopeia, già di base hai velocità di movimento per livello, perché non averne ancora di più adesso? Ma sì, dai, tanto non è assolutamente difficile da gestire una Cassiopeia. No, lo scaling non è affatto opprimente da parte sua. No, figurati, capito in early game Cassiopeia, non lo sapevi? Ah, ok, e pensa che mi ero sempre confuso. È come Renekton, ma AP ed è un serpente. Ok. Invece che una lucertola. Beh, sai, tutto sommato ci vengono comunque delle belle borse. Efias in molto centrale, aggressivo qua, però viene ingaggiato. Click cancellato dalla mappa. E non solo, anche la struttura viene conquistata da parte di Sharpy molto facilmente, direi anche. Grave errore. Ha sottovalutato così tanto gli avversari. Si è lanciato uno contro quattro, Click. Lo vedono, subito contro... arriva lo stun di Anivia. Ciao. Rakan c'era lì, voglio dire anche... immediatamente ammaliato Kha'Zix, e per quanto mi disgusti l'idea di pensare a un piccione che cerca di sedurre uno scarafaggio, in questo caso l'azione si conclude in favore dei Cyberground. Trovano una kill sul jungler nemico, trovano una struttura, riescono a fermare il sanguinamento e riescono a dare queste risorse a Kai'Sa, uno dei migliori campioni da late game in assoluto. Non è ancora scritta la parola fine su questa partita, anzi ben lungi dall'esserlo. Più che altro perché comunque Anivia scala bene, Kai'Sa scala bene, Cho'Gath è un mostruoso nello scaling in late game. Il problema diventerà poi per lo split pushing. Una Camille che è libera di split pushare e nessuno può risponderle, non è un game in cui sei felice di gestirla. Sai, penso che dato lo scaling di entrambi i team, perché parliamoci chiaro, lo scaling di Anivia e Kai'Sa non puoi sottovalutarlo, hai... Ezreal che continua a farmare ultare. In questo modo ulta e basta. Continua a ultare a cooldown. Sì. Tanto può permetterselo. Sì. Continua a ridurre nel tempo di ricarica grazie ai suoi colpi mistici, con i quali sta anche farmando dalla distanza. Binsu in corsia inferiore cerca uno split push aggressivo. Va ad aggredire Rico sotto torre. Tanto può permetterselo. Binsu che arriva la provocazione Shen. Di Shen. Sì, ci sarà. Eccola qua. Tutto su Rico, questo è quello il modo in cui giocheranno i Forge. Continueranno a fare così a ripetizione. E quello che puoi fare con uno Shen support? Stanno davvero andando per il barone al 20° minuto? No, solo visione, hanno visto che subito sono arrivati i lumi da parte dei Forge. Hanno detto, ok, regà, no. Scherzavamo, non volevamo, davvero, attenzione. Klabu che va ad aggredire, Zoccato, poco da fare, pochi danni. Beh, oddio. Ha tirato solo una zanna gemella dopo il e miasma. Un sì. Ah, ok, no, il miasma. E quindi... Binsu aggressivo sulla struttura interna addirittura. L'uccisione su Cho'Gath sta dando così tanto a quella Camille. Sì. Shen, Efias lo sta giocando in maniera magistrale. La pressione di mappa che sta riuscendo ad avere dal ruolo del support è immane. Il fatto che Rico non stia più giocando per via di Shen significa che i Forge hanno vinto le corsie laterali. Rico non ha avuto aiuto in nessun modo dai compagni di squadra lungo quella che invece era una lane potenzialmente vinta da parte sua. Sì. È questo che mi lascia un attimo allibito. La cosa è questa: nel momento in cui non ricevi aiuto e le altre corsie non stanno facendo niente, di chi è la colpa? Di tutti colpa. E di nessuno. È quella classico: gli avversari si sono coordinati meglio, ci hanno letto meglio. Non puoi veramente dare delle colpe quanto... No, chiaro, ma è quel discorso, è quello il tipo di discorso. Poi non è che è colpa effettiva di qualcuno. Esatto. Ragazzi, è ben chiaro, Click insieme ad Efias vanno a rimuovere. Ma è colpa del jungler. Su quello non c'è dubbio, è sempre colpa del jungler. Voglio dire, anche nella vita è colpa del jungler. Assolutamente sì. Ricordatevi che quando il lunedì mattino avete dormito poco la sera prima e alzandovi sbattete il mignolo contro lo spigolo del mobile, è colpa del jungler. Poteva gankare il mobile prima che voi vi alzaste. Esattamente. E spostarlo di giusti quei centimetri che così non l'avreste preso.
Oppure poteva gankarvi la sera prima e obbligarvi a dormire di più. È sempre colpa del jungler. Vero. Click, va a rimuovere visione, spine del vuoto semplicemente per controllare il cespuglio. Purtroppo era scaduto il buff della lama crepuscolare di Draktar e quindi gli ci vogliono 4 interi attacchi a rimuovere i lumi di controllo. Klabu in corsa superiore, rimossi 3 lumi di controllo nel giro di pochissimi secondi da parte dei Forge e Klabu con il suo trinket blu va ad accumulare visione in profondità. Rimosso anche il bulbo esplosivo, i Forge sembrano voler mettere giù un buon setup intorno al barone Nashor. E ti dirò la mia, considerata la quantità disumana di DPS che hanno dalla loro, non mi meraviglierebbe. Binsu in corsia inferiore contro Rico. Si stanno contendendo il campo dei Krug e per quanto possa sembrare una battuta, parlavamo prima, ancora una volta, la Suprema, il trittico! Aggressivo. Uno, due, tre, eccoli tutti qua, provocazione, blocca Rico e un'altra è la uccisione. Quarta volta che succede, nello stesso identico modo. A un certo punto te lo devi aspettare, sì. Devi provare in qualche modo a reagire. O più che altro provi a... Provi il barone? Il barone dovevi provarlo nel momento in cui vedevi l'aggressione, non 3, 4, 5 secondi dopo. Perché sono secondi in cui tu potevi tranquillamente colpire il Baron. Guarda qua i danni soltanto da quelle che sono le spine del vuoto da parte di Kha'Zix. Arrivano i Forge, bloccano l'azione e intanto c'è Camille che sta prendendo un limitore. Più che bloccare l'azione penso li vogliono aggredire. Sì, guarda sì, sì, adesso oh mamma! Adesso li ammazzano. Decay, flash difensivo, arriva la provocazione direttamente sulla Khan. Cancellato la faccia da terra, intanto il limitore blu è stato preso, zoccato. Guarda Klabu! 2, 3 e quella è un'altra uccisione. I Forge fanno la carneficina e adesso sono loro che possono prendersi il Barone Nashor. Capisci? Questo macro game dei Cyberground non ha purtroppo né capo né coda. Non riescono a reagire in tempo alle aggressioni su Rico. Non riescono a impostare bene il setup sul barone e si trovano a subire il peggio di entrambe le situazioni. I Forge trovano la carneficina intorno alla tana del barone Nashor. Trovano il potenziamento del barone stesso. Trovano le corsie laterali grazie a Binsu che non solo era lì con i compagni di squadra grazie al teletrasporto, ma ha chiuso l'inibitore in corsia inferiore. Rovina totale! Sì, controllo assoluto da parte di Forge che stanno gestendo così bene questa partita. Ma questo è il modo di giocare che ti aspetti proprio da un team che ha vinto comunque il PG Nationals durante la sua Spring Split. Sai, campioni uscenti contro nuovi arrivati è purtroppo una situazione preventivabile. Rivediamo l'azione proprio intorno al barone. Va aggressivo Klabu in prima battuta, sfrutta il miasma per bloccare e avvelenare gli avversari, segue immediatamente attraverso il muro Ezreal insieme a Click. Si lancia dentro Rakan ma viene immediatamente distrutto. Ci rimangono letteralmente di sasso i Cyberground grazie ad uno sguardo pietrificante di Klabu. E poi l'aggressione diventa troppo semplice da eseguire. Rico è terrorizzato già solo dalla presenza di Click. E quando vedi un tank avere paura di un jungler da letalità, È così, è la normalità. Andrà avanti così la partita. Cioè Camille, capisci che è tranquilla. Si è presa quello che è un'altra torre dei limitori in corsia superiore a 26 minuti dopo averne già presa una. Stanno giocando troppo bene, sì. I Forge non c'è modo di parafrasare questa frase. Stanno giocando semplicemente troppo bene. Corsia inferiore soprattutto. Cassiopeia adesso in corsia centrale, cercano l'assedio. Grazie ai minion potenziati del barone non c'è modo di contestare per i Cyberground che vedono le proprie strutture crollare. Tanto prova che a reagire. Invece no, Click lo cancella dalla faccia della terra. Arriva anche Epias con quello che è l'unitine in difficoltà, lo Stand United. Binsu che prende quello che è l'inibitore corsia superiore, provano ad aggredirlo. Epias attenta al taunt, non va a segno. Stun, Binsu si lancia su Sharpie subito. Bella! La scudo. Una uccisione va giù, due uccisioni vanno giù, tre Shen che si porta a casa tutte queste kill, ringrazia, ben felice. DK è già uscito dalla partita, ha accettato la sconfitta. Signore e signori, con un ace pulito i Forge prendono il controllo di questa partita e chiudono a 27 minuti. GG per loro, semplicemente unidirezionale la partita, incredibili in ogni frangente questi Forge. Coordinazione sulla mappa incredibile, prestazioni perfette, la draft davvero on point, ma la draft è stata eseguita bene da parte di entrambi. Non è su quella che voglio concentrarmi, quello su cui voglio concentrarmi è l'esecuzione. Sì. Esecuzione in partita che ha visto questi Forge giocare perfettamente tutto. Stiamo vedendo in sovrimpressione la draft di questa partita e iniziamo da quella per lo scioglimento canonico del game. Corsia superiore, Cho'Gath contro Camille. Camille, ok aspettarti il flex in giungla.